a tutti, io sono Maranafi, un membro della selezione degli Insuperabili e sono orgoglioso di essere qui per potervi raccontare questo fumetto che è il coronamento degli Insuperabili campioni d'Italia e sono contentissimo di poter rappresentare i miei compagni. Insuperabili, un salto in avanti di Fabrizio Accattino e Mattia Simeoni. Pronto? Ciao Chiello, come va la vitaccia? Chi parla? Ti do un indizio, sono il portiere più forte che tu conosca, dopo Gigi Buffon ovviamente. Roberto! Vedi che mi hai riconosciuto? Che piacere sentirti, qual buon vento! Ho una notizia buona e una cattiva da darti. Quale vuoi sentire prima? Beh, partiamo da quella buona, direi. Abbiamo vinto il raggruppamento regionale del campionato nazionale di quarta categoria. All'ultima giornata abbiamo vinto contro la Juventus. Ah, grandissimi ragazzi, sono fiero di voi. E quella cattiva qual è? A fine giugno saremo 3 giorni a Coverciano, ci saranno le finali nazionali e vogliamo diventare campioni d'Italia. E io mi fregherò la tua stanza, la numero 3. Hasta la vista, amigo! Davvero straordinari. Già, ancora non riesco a crederci. Sembra ieri che giocavano sui campetti spellacchiati e ora sono qui che provano a diventare campioni d'Italia. Un salto in avanti, pazzesco, in così poco tempo. Pensavo che si meritavano un premio per il traguardo che hanno raggiunto. Hai la faccia di uno che ha in mente qualcosa. In effetti, un'ideuzia ce l'avevo. Potremmo metterci tutti insieme e pagare loro un aereo. Un aereo? Beh, diciamo più di un aereo. Prima tappa, la Grecia. Il 9 giugno, così vengono a fare il tifo per noi alle qualificazioni agli europei. Via con il sinistro, il cross in mezzo, la porta è vuota, Florenzi! È la rete della nazionale con, chiediamo scusa, no, Chiesa. si tratta di Barella, ha Barella, fatto sì. gol, sì, chiediamo scusa, ma il campo è lontanissimo, siamo avanti noi, Barella ha portato in vantaggio la nostra nazionale. Poi potrebbero fare un salto in Francia, a Reims. Per fare il tipo per voi, Martina. Il 14 giugno c'è Giamaica-Italia, l'insuperabile mondiale a tifare l'Italia femminile. Grande idea, Giorgio. Nel primo tempo l'Italia è passata in vantaggio, calcio di rigore spiazzata stavolta. Sidney Schneider ha battuto alla destra l'estremo difensore della Giamaica, Cristiana Girelli. Attenzione, palla tesa nell'area di rigore, il raddoppio dell'Italia. Il raddoppio dell'Italia Con ancora Girelli. un'altra volta con Girelli. Attenzione, l'autorete. A rete. La rete di Cristiana Girelli, ha toccato di testa dopo un bel cross arrivato dalla destra, si è trovata ancora una volta da sola all'interno dell'area piccola di rigore e ha fatto il terzo gol per l'Italia. Primo minuto di gioco nel corso della ripresa Italia, cioè zona tiro per Aurora Galli, grande gol, grandissimo gol di Aurora Galli per il 4-0, 26esimo della ripresa. Movimento Manuela Giuliano, grande idea, attenzione, ed è il 5-0 ed è un bellissimo gol, è ancora Aurora Galli. Poi li riportiamo in Italia, al Dallara di Bologna, così il 14 possono venire a tifare per voi, Spagna-Italia. Che dici, Rolando? Alla grande, Chiello, l'Under 21 sarebbe il degno finale degli Insuperabili Supporting Tour. Italia. Rischio del direttore di gara, eccolo. Ma Pellegrini e sono a tre! Sono a tre! 3-1 E poi tocca a noi sostenerli. Data 23 giugno, parola d'ordine, Special Cup. Ci vorrebbe un bicchiere di vino per festeggiare. Vabbè, per ora brindiamo a caffè. Agli insuperabili! Sulla fascia gli insuperabili, attaccano con Paolo Listro, sempre una fascia prediletta, quella la sinistra del ragazzo dell'Accademia di Siracusa. Scusate il ritardo, qui a Firenze c'è un traffico bestiale, come sta andando? Stiamo perdendo 1-0, la Juve ha segnato dopo un minuto, ora abbiamo una punizione dal limite, tira Giuseppe, speriamo. Si prepara Capitan Failla.
al limite dell'area col suo destro. Ha fatto una grandissima prestazione in questa Special Cup e vedremo come si presterà davanti alla porta al limite dell'area. Carica il destro! Giuseppe! Failla! Porta in parità l'insuperabile e 1-1 in questa Special Cup. Partita bellissima quella di Coverciano. Gol! Avanti! Non è finita! Dobbiamo vincere! Continuano gli insuperabili con Santo Pirruccio. Sfonda le vie centrali di Federico Canale. C'è Santo Pirruccio ancora sull'area juventina. Scivola il difensore della Juventus, carica il destro! Giuseppe Failla, ancora lui, 2-1 per gli insuperabili, sono ancora vivi gli insuperabili, 2-1, grandissima prestazione dei ragazzi e grandissima doppietta di Capitan Failla che porta in vantaggio la sua squadra da grandissimo capitano. Per l'arbitro è finita qui. Triplice fischio, gli insuperabili sono ufficialmente campioni d'Italia in questo 23 giugno 2019. Insuperabili, dopo essere passati in svantaggio, alzano questa meritata coppa. E Capitan Failla l'alza al cielo, alza la capitano. Oggi è sempre più bello essere insuperabili, essere italiani.